Ciao a tutti e come sempre ben trovati, bentornati, benvenuti se siete nuovi sul canale, siete su Cartomantic, tutto quanto è Lenormand e con il Petit Lenormand oggi andremo a vedere una cosa che non guardavamo da un po', quindi futuro immediato in amore. Allora, sono tornata a tutti gli effetti, finalmente la casa inizia a prendere forma, per chi non lo sapesse ho appena traslocato, è stata una transumanza, comunque adesso un po' di ordine si inizia a vedere, quindi mi sono riappropriata dei miei spazi. Vi ringrazio ancora tantissimo per il sostegno, non sapete quanto sia stato importante, comunque finalmente, allora adesso dovrei riprendere con una certa continuità gli interattivi. Ho ripreso le consulenze su Wise, molti di voi appunto già ne hanno usufruito, sono riprese anche le consulenze sul sito. Stasera c'è una diretta qui su YouTube per la quale mi servirò appunto di Hipsy, che sempre Wise è, dove potete prenotare o anche fare in diretta le vostre richieste. C'è il video anche in un post che ho fatto all'occorrenza, quindi con tutte le istruzioni è semplicissimo. Mi raccomando, vi ricordo che per ancora pochissimo c'è la possibilità, inserendo un codice, di avere 10 euro di sconto, e se invece le prenotate prima della diretta avete comunque 10% di sconto, quindi comunque insomma, se volete approfittatene. Comunque poi andrà fluida come sempre la diretta, come è già successo altre volte, semplicemente per me sarà anche molto più comodo avere la lista man mano, non spariscono le richieste, quindi mi rimangono lì, è una cosa molto più tranquilla. Insomma, vedrete che ci divertiremo, vi aspetto questa sera, anche perché finalmente ho un collegamento decente, quindi ho aspettato, l'avevo programmata prima, poi insomma non c'erano le condizioni, ho preferito, sapete che io sono sempre un po' prudente su queste cose, quindi sono molto emozionata di tornare in diretta a rispondere alle vostre domande, perché comunque è sempre molto bello. Ugualmente, per chi non potesse, ricordatevi che ci sono sempre le consulenze. Poi per tutte le altre cose adesso man mano tornerò alla normalità, quella completa, che praticamente non arriverà mai, poi ricominceremo anche con tutte le nostre iniziative, io e voi. Ok, allora, questo interattivo è un po' che non lo facevamo, sapete che io ciclicamente lo ripeto perché appunto è un upgrade, comunque, anzi un update, l'upgrade si spera sempre, ma un update non guasta mai, quindi amore futuro immediato, massimo diciamo 10-14 giorni, vale per tutti, ci sono due varianti, sono stese rivolte a tutti senza distinzione di genere o di orientamento, mi raccomando, come punto di riferimento useremo la carta 29 per così come segnaposto per tutti, due varianti sono gli uccellini e la chiave. Quindi potete scegliere, poi trovate nella descrizione del video il link diretto a chi so che già me lo chiederà, ma queste cartine sono in vendita. Allora, innanzitutto sto facendo tutti i sacchettini di benvenuto per chi parteciperà al corso in presenza, quindi chi arriverà al corso in presenza tra le altre cose riceverà questi, e poi comunque sì, pian piano adesso che sono tornata alla normalità metterò in produzione anche queste qui piccoline che so che vi piacciono tanto, devo dire che piacciono tanto anche a me. Comunque, allora adesso bando alle ciance, pensate a quello che volete, perché non è detto che debba esserci una persona specifica, anzi magari proprio non c'è, scegliete la vostra variante, io faccio conto che magari anche mettendo il video in pausa abbiate già scelto, e parto con la prima variante che è quella degli uccellini, eccoci qui. Allora, andiamo a vedere che aria tira per voi che avete scelto questa variante. Vediamo. Come sapete, la prima energia non è una risposta, ma è solo per vedere. Allora, felice, felice. Dunque, sfatiamo un mito. Sfatiamo un mito. Non è detto che per essere felici, felici in amore o in altri settori, quali amore ci stiamo occupando, si debba per forza essere super fidanzati con tre anelli al dito. Non è detto. Questa è una situazione in cui le energie sono di felicità. Quindi vuol dire che anche se magari non siete al massimo, comunque qualcosa di buono sta per fluire nella vostra vita, e che comunque nella vostra comunque corrente energetica sta gravitando qualche cosa che può farvi essere felici. Quindi anche se non lo siete in questo momento, e soprattutto anche se non avete un partner o una partner o qualcuno all'orizzonte, o quel qualcuno all'orizzonte non si sta comportando come vorreste, non vuol dire che abbiate sbagliato
variante. Questo lo dico perché molto spesso mi viene chiesto, ma se io sono in una situazione disperata e mi esce come energia una carta come questa, ce ne sono altre, c'è quella Benedetti, Cuore Fedele, allora ho sbagliato variante e cambio subito. No, fermi, non è assolutamente così. Significa che le energie generali entro le quali state gravitando sono di felicità. A maggior ragione, se non state attraversando un momento magnifico, qui possiamo trovare già un inizio incoraggiante. Certo, adesso andiamo a vedere, magari qui andando più in profondità le cose cambiano. Vediamo. Allora, esperienza dell'esistenza e l'esistenza. Guarda un po' che bell'abbinamento che abbiamo qua. Perché? Perché questo è quello che fino adesso abbiamo accumulato come esperienza, stiamo parlando di amore, quindi tutte le nostre esperienze d'amore. E questo invece, essendo un grado 1, è un punto di partenza, come se tutto quello che abbiamo vissuto fino adesso ci avesse reso pronti a un nuovo inizio, non per forza con una persona nuova, magari con quella con cui stiamo, però siamo in un momento di transizione. Ecco perché c'è un'energia così importante e così ottimista, no? Perché sempre quando accumuliamo esperienze non sempre positive, poi alla fine questo bagaglio contribuisce a farci fare il salto di qualità. E infatti sulle vostre energie abbiamo proprio il viaggio, la rinascita, visto? Siamo in un momento importante di transizione qui per chi ha scelto. E il nostro Osho, che trattandosi di Osho Zen è particolarmente importante, sarebbe un po' il jolly, però non vogliamo chiamarlo così. È una carta che ci dà proprio l'assoluta profondità di conoscenza del nostro io, della nostra vera essenza. Quindi qui abbiamo un viaggio che ci ha portato alla rinascita e a una conoscenza di noi stessi. Qui sono energie, quindi siamo in un momento molto importante, che ha scelto questa variante in un momento molto importante. Poi adesso vedremo perché, se c'è qualcosa all'orizzonte. Allora, anche sulla carta dell'altro versante, dove ipoteticamente c'è qualcuno che ci aspetta, ma magari c'è qualcuno che c'è già, magari per ora non c'è nessuno. Qui c'è un lasciare andare le vite anteriori per un cambio. Vedete che anche sul versante, diciamo, non opposto, però quello a cui stiamo andando incontro, ci viene segnalato un cambio. Ed è un cambio che è marcato proprio dalla carta della grande conoscenza di noi stessi. Quindi stiamo arrivando, state, perché insomma non è, magari l'avessi scelta per me, ma insomma, sta per arrivare un momento di cambio decisivo. Ancora non è chiaro come, chiaramente perché qui stiamo parlando di energie, la voce interiore, il rallentamento. E gli amanti, allora siamo in quella fase, siete, dai, qui lo so, è proprio l'invidia che mi fa parlare, siete in un momento particolarmente importante dove sembra che tutto si sia come fermato. Sapete quei momenti in cui si dice qui non sta succedendo niente? E invece sì, è il momento di far quadrare un po' il bilancio, magari non lo fate apposta, non lo fate consciamente, però state, no, facendo l'inventario di quanto accumulato fino a qui, si avverte un senso di rallentamento, di nulla, qualcosa che non succede. In realtà siamo in fase proprio di stacco, di rinascita, qualcosa che sta cambiando in senso positivo. E qui abbiamo proprio la carta degli amanti, che è importante non soltanto per marcare che alla fine di questo periodo arriverà qualcosa di importante in amore, ma anche perché è una carta che ci parla di, come se fosse un bivio, no? Una scelta, qualcosa verso cui si tende, no? Si può andare o di qua o di là. Evidentemente, avendo accumulato tutta questa esperienza, possiamo, senza essere troppo leggeri, ma ottimisti, pensare che sarà una scelta che porterà a qualcosa di positivo. Ora ci spieghiamo perché le energie iniziali sono così belle, no? Le carte iniziali. Andiamo a farci rovinare la festa dal simbolo. No, allora, il simbolo è un mazzo di carte che si presta a molti tipi di interpretazioni. Qualunque tipo di interpretazione però noi andiamo a prendere va sempre a segno, almeno questo è quello che succede a me. E quindi a volte mette in evidenza anche delle cose che se no non sarebbero saltate fuori. E allora qui abbiamo
un rimpianto e la constatazione amara dei propri errori, qui il rimpianto di una lontananza. Guardate che qua già lo so dove volete andare a parare, ma non è detto che stiamo parlando di ritorno, anzi, qua potrebbe essere il rimpianto, per esempio, può essere di non aver coltivato le giuste amicizie, le giuste relazioni, di essersi un po' astratti dal mondo, di aver lasciato correre delle occasioni che avrebbero potuto invece diventare importanti e magari avvertire adesso un senso appunto di rimpianto, di solitudine o comunque di così non avere niente di che ci fa sognare, no? Come se fosse un mea culpa. Cosa abbiamo qua? E c'è anche tanta, tantissima paura. Questo da parte vostra e non da parte dell'altro. C'è da parte di chi ha scelto questa stesa sicuramente una tendenza a cercare di rivalutare magari qualche vecchio amore, a cercare di capire se forse era il caso di chiudere in modo così brusco, se era il caso di chiudere. Più che rimpianto è farsi la domanda: avrò fatto bene o no? Non tanto di rimpiangere una persona. Ugualmente, insomma, qui che marca la stesa, in quel di stesa abbiamo proprio le parche, quindi avete deciso che comunque sia andata, anche se qualche domanda ve la fate nel vostro passato sentimentale, alla fine avete deciso di chiudere con eventuali possibili strategie in generale in amore. Il gioco delle tre tavolette è decisamente chiuso. Cosa vuol dire? Farsi andare bene le cose, non farsi rispettare, accettare i giochetti da parte degli altri, scusare i difetti dell'altro quando invece i nostri non ce li scusa nessuno. Questo è il vero motivo che per la maggior parte di voi vi ha portato, secondo me, adesso o a vivere un momento di solitudine, proprio nel senso che non avete nessuno, o a sentirvi anche soli all'interno di una relazione nella quale però comunque siete un po' stanchi di queste dinamiche. E qui c'è una grande paura di non riuscire ad avere di meglio, c'è una grande paura nel buttarsi, nel cercare qualcosa al di fuori di quello che fino ad ora la vita ha presentato, perché c'è la paura proprio di scottarsi, di cadere sul fuoco e di prendersi una scottata sonora. Difatti, avevamo anche qui questa carta che ci dice che in passato ritenete di averne fatti gli errori, quindi insomma, siete un po', come è giusto che sia in questa fase delle energie, no? Vi sentite adesso in un momento cruciale, come se steste facendo un po' il bilancio di come sono andate avanti le cose fino ad ora. Si spera in qualcosa di meglio, ma si ha molta paura di bruciarsi un po'. Quindi andiamo a vedere qual è il vostro arcano maggiore. L'imperatrice, beh, insomma, qualcosa di bello sta per nascere. Siamo proprio alla fine di un periodo di incubazione. Se avevamo tutti questi vostri timori e tutte queste incertezze mentre studiavamo le energie, adesso questa carta ci dice che siamo arrivati alla fine di un periodo di gestazione, quindi di trasformazione. E con l'imperatrice siamo proprio alle porte della nascita di qualcosa di bello. Ecco perché c'era questa carta dall'inizio, probabilmente proprio perché dovevano uscire anche le cose negative. Ma la nota di fondo, diciamo, è comunque sempre quella della felicità per questo momento di nascita di qualcosa di bello. Adesso probabilmente, come abbiamo visto, non siete molto convinti, nel senso che non è forse il periodo migliore per voi. Ugualmente, sappiate che è solo un attimo prima che invece sorga il sole, no? C'è ancora un po' di timore e di sballottamento, va bene, ma insomma poi sappiamo che le cose miglioreranno. Allora, andiamo a vedere con il nostro Ge, dopo averlo girato. Ah, più non posso, solo per alcune carte. Io questa è una cosa che non riesco proprio a digerire. Vabbè, insomma, vediamo che cosa ci dice lo Ge. Ricordiamoci che non stiamo parlando, sto parlando soltanto a determinate situazioni, eh? Allora, la lumaca, vedete che qui secondo voi non sta succedendo niente, siete in attesa, ma... Allora, vediamo un po'.
si fa fatica. Allora, qua andiamo verso un periodo di abbondanza. Certo, se avessimo fatto una stesa sull'economia, questa carta insomma, avrebbe avuto un altro significato. Diciamo che però adesso stiamo andando incontro a un periodo di scelta, quindi futuro immediato per chi si ritrova in questa stesa, che ha una gran paura di trovarsi in mezzo a qualcosa di spiacevole come ha vissuto in passato. Qui andiamo da un momento in cui le cose sono andate violentemente in alto e in basso, a una faticosa, faticosa trasformazione verso qualcosa di nuovo che vi genererà un senso come di incertezza. Ci saranno delle cose che vi spiazzeranno, stanno dicendo. Io più che ci saranno, vi direi che ci sono delle cose che stanno per spiazzarvi. Che cosa vuol dire? Che dal momento in cui non succede niente, qui inizieranno a succedere cose e quindi tutte insieme, beh, insomma, speriamo di no, però certamente a fronte di un periodo in cui avete vissuto un po' con disagio questa lentezza, rallentamento, la paura di non riuscire a uscire da un periodo un pochino così arrugginito, adesso inizieranno a succedere delle cose dove farete un po' fatica ad orientarvi, soprattutto qui potrebbe esserci anche addirittura da dover scegliere tra due persone o dover scegliere tra due situazioni. Comunque sappiamo che poi alla fine qui l'energia sta decisamente migliorando perché andiamo da questa lumachina che comunque è rassicurante a una carta come questa che ci parla di abbondanza. È un'abbondanza che quando parliamo di amore è un'abbondanza un po' leggera, nel senso che entro 15 giorni io qua non vedo che ci sia lo sblocco totale, ma dei segnali importanti. Adesso andiamo a guardare la parola chiave. Aiuto, ecco, anche qui, e poi con la nostra stesa cercheremo di capire qual è il vostro futuro immediato, andando naturalmente a parlare un po' a tutte le situazioni per quanto ci risulterà possibile, no? Quindi a chi è singola, a chi invece è già in una relazione. Generosità, vedete, qui alla fine io ve l'ho detto che state entrando in un periodo in cui le vostre energie sono decisamente più mature, più accoglienti, più sagge, non per questo noiose, assolutamente. Però andiamo a vedere che cosa ci dicono loro. Quindi per adesso abbiamo avuto un periodo tormentatissimo, poi un momento di così appianamento, rimpianto, riconsiderazione, paura di aver sbagliato, paura anche del futuro. Ora siamo in un momento in cui non sta succedendo niente, quindi siete un po' disorientati e qua sembra che però le cose stiano andando di bene in meglio. Guarda un po' qua cosa abbiamo di taglio. Allora, il bivio con le stelle. Difatti io qua vi confermo che c'è da parte vostra un'insicurezza di base dovuta a tutte le energie che abbiamo visto nel passato e potreste sentirvi in questo momento magari un po' chiusi, un po' sconfortati dal fatto che non sta succedendo niente di importante, no? Di così che muova un po' le acque, no? Però questo non vi ha fatto perdere sicuramente la speranza che succeda qualcosa. E questo taglio, pur non essendo la risposta, ci garantisce che qualcosa sta bollendo in pentola e neanche qualcosa di piccolo. Quindi è un momento di insicurezza, ma che va verso un momento invece di soddisfazione. Vediamo cosa sta succedendo. Cosa sta succedendo. Allora, guarda un po'. Ah, allora, quanto mi piace quando parlano così chiaro. Dunque, allora, sicuramente qui una persona in gioco c'è, sia che l'abbiate in mente, sia che non l'abbiate in mente. Parliamo prima a chi in questo momento è single, poi potrebbe
passo tutti, non vi preoccupate. E qui c'è stato un contatto che può essere stato un contatto sui social oppure così, una conoscenza anche magari fugace. Qui abbiamo il giardino con gli uccellini, quindi una conversazione con qualcuno conosciuto durante un'occasione, durante una cena, una passeggiata, quello che volete, insomma. E qui abbiamo qualcuno che ha colpito la vostra attenzione, che però al momento non è manifesto, cioè cosa è successo? Che questa conversazione è rimasta nel passato, anche recente, no? È una persona, vi dico subito, che è una persona che nei vostri confronti ha delle grandi potenzialità, quindi probabilmente vi sta cercando, ma adesso è nella nebbia, quindi non è detto che sia nella nebbia solo perché non si sta manifestando con voi, potrebbe anche avere qualche difficoltà a reperire il vostro indirizzo, a reperire il vostro numero di telefono, o forse ha qualche difficoltà chiedendosi se sia il caso di farsi avanti oppure no. Bene, qui che cosa abbiamo? Qui abbiamo, è chiarissimo, proprio qui vi arriva alla fine di questo periodo di nebbia, questa persona si manifesta con un invito e qui è altamente consigliato di cogliere l'occasione. Quindi sappiate che se avete in mente qualcuno che vi ha appunto colpito e dite oddio, chissà dove è finito, non lo rivedrò mai più, vale per tutti, perché ricordatevi che voi tutti siete rappresentati dalla dama e questo è l'altro da voi, quindi può essere veramente chiunque, purché abbia colpito la vostra attenzione. E quindi qui sta arrivando un invito, quando meno ve lo aspettate, e come vi dicevo, qui è vista come un'occasione da cogliere, quindi coglietela. E automaticamente tutta questa lentezza e questa pesantezza che c'è stata nel periodo precedente è come se venisse spazzata via. Questo se avete già conosciuto qualcuno, potrebbe però anche essere, siccome qui ci muoviamo, insomma, sono stese collettive, che stiate per conoscere qualcuno, se ancora non avete in mente nessuno, però è veramente una cosa che finite di vedere l'interattivo e lo conoscete, cioè proprio tempi super ristretti. E qui succede la stessa cosa, nell'ambito di 10-15 giorni c'è magari un periodo un pochino così di ombra, di nebbia, ma poi qui arriva un invito, cioè qua non può essere letta in modo diverso, e meno male, no? Nel senso, quindi qui si muovono subito le acque all'insegna di una maggiore leggerezza, felicità, no? Si fluidifica subito questa energia che si era un po' incriccata ultimamente. Ovviamente, avendo quest'orso sotto, è una persona che può essere molto importante nella vostra vita. Guardate che, insomma, di solito l'orso non esce proprio per niente. Può essere anche qualcuno che, se conosciuto in ambiente lavorativo, cosa di cui dubito, però potrebbe essere qualcuno che ricopre un ruolo un po' più importante del vostro, nell'ambiente in cui siete, o una persona più grande di voi. E anche qui arriva un invito, insomma, succo della questione è che qui arriva un invito a cogliere il volo. Ovviamente può essere anche una conoscenza, una chat fatta sui social, quindi se avete conosciuto questa persona esce dall'ombra, nel senso che vuole conoscervi di persona e quindi qui c'è un invito. Che succede se invece voi avete già una persona accanto a voi? Beh, allora, se è una persona accanto a voi, qui semplicemente si tratta di uscire dall'ombra, qui c'è un passo in avanti nella relazione, quindi magari se è per esempio una persona che frequentate saltuariamente, qui c'è un invito che spicca rispetto a come vi frequentate di solito, può essere anche un invito per una vacanza o un invito a stare insieme in un giorno in cui di solito non state, può essere anche l'andare per esempio in pubblico se di solito vi vedete di nascosto. È sicuramente un'occasione che voi sentirete di dover cogliere al volo, perché è qualcosa di molto diverso, in positivo ovviamente, rispetto al solito. Rimane il discorso del ritorno. Ecco, qui mi spiace, ma di ritorno non si parla, a meno che non si tratti di qualcuno che avete conosciuto probabilmente in tempi recenti, con cui potrebbe esserci stato qualcosa, quindi, e questa persona poi invece è sparita. Torna nel senso che si manifesta, si fa viva di persona. Quindi qui c'è un incontro, questo è quello, un incontro voluto dall'altra persona. Il fatto che venga marcato come qualcosa da cogliere al volo è particolarmente importante, perché si tratta di un'occasione che può far nascere
qualcosa di più. Una piccola considerazione su quelle nuvole che per lo più secondo me stanno a significare il fatto che si tratta di qualcuno che in questo momento non si sta manifestando in modo aperto nella vostra vita, bene, potrebbe essere invece qualcuno che non si vuole manifestare nella vostra vita, quindi qualcuno di nascosto con cui appunto state intrattenendo una relazione, una frequentazione clandestina, ok? Quindi potrebbe proprio essere l'occasione per andare un po' allo scoperto, quindi quel passettino in più, eh? Questo è quello che capita a chi ha scelto questa variante, quindi più che ritorni, al massimo un riproporsi in modo più esplicito, ecco, questo sì, sicuramente, però qui non è la stesa che ci parla di ritorno, ritorno, è proprio una ventata di allegria e di spensieratezza, quel cambio, no? Quel entrare nella vostra vita in questa ventata di energie positive dopo un periodo in cui non è successo niente, infatti anche qua ce lo dice, no? Quelle nuvole non sono tanto la confusione o l'indecisione di questa persona, potrebbe però in alcuni casi essere, beh, in ogni caso viene comunque poi vinta dalle circostanze. Vediamo cosa abbiamo qui. Ecco qua, siete molto vicini a raggiungere il vostro obiettivo e quindi anche in questo caso, anche il monologo ci dice che sta per finire questo momento in cui sembra davvero che non succeda niente, per avere finalmente una svolta di questo tipo. Sembra una svolta un po' leggera, no? Rispetto alle energie cupe che abbiamo visto all'inizio, però guardate che questo è l'inizio invece di un nuovo periodo. Se saprete approfittarne, qua veramente è la svolta e le questioni sentimentali sembrano acquisire una nuova leggerezza e finalmente anche un po' di divertimento che male non fa. Ok, quindi io spero davvero che per tutti possa essere finalmente il passare dall'altra parte rispetto a dove siamo stati fino adesso con questa lentezza, no? Questo senso di niente che si muova. Stiamo andando verso un'altra direzione, quindi generosità in tutti i sensi, non vi fate mancare niente, mi raccomando, approfittate. Bene, allora, per chi ha scelto questa variante è finita qui, quindi io spero che vi sia stato utile e che vi sia piaciuto, soprattutto mi raccomando, mettete il like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, io come sempre vi ringrazio, vi faccio un enorme bocca al lupo e vi do appuntamento la prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao! Avete scelto la chiave, quindi anche per voi è arrivato il momento di vedere il futuro immediato e l'amore, quindi ripetiamo questa domanda ciclicamente perché le cose fortunatamente cambiano, mutano e quindi è bene tenerle sotto controllo. Allora, andiamo a vedere anche per voi quali sono le energie di base, senza fare spoiler, la prima variante mi è piaciuta moltissimo perché ha avuto un'evoluzione molto fluida. Speriamo che anche qui le cose vadano per il meglio. Allora, qua non siete molto contenti, qui c'è un'energia di perplessità. È un'energia, come sapete, generale, quindi per carità non significa nulla, come lo dico sempre, un'energia anche critica all'inizio non vuol dire che stiamo andando verso una situazione critica, così come non vuol dire che per forza stiate attraversando una situazione critica, però c'è comunque un fondo di malcontento, così come minimo di desiderio di perfezionamento della situazione di partenza, quindi per chi è qui. Poi magari siete degli incontentabili, va tutto bene, ma c'è quel qualcosina che non va, no? Quindi parlo a voi, ma in realtà sto parlando da sola, perché sono io quella a cui non va bene niente, voi sarete bravissimi. Ugualmente è un'energia che trasmette perplessità, è a dire il vero. A dire il vero non lo si dice quando va tutto bene. Oh, ecco. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo qua. Silenzio e vite anteriori. Oh. Allora, tutto tace, ma siete protesi verso il passato. Quindi qui c'è qualcosa che vi portate dietro dal passato che non va bene. Attenzione, fermi lì. Non vuol dire che state aspettando il ritorno, giusto per puntualizzare. Ma che probabilmente nella vostra vita sentimentale, che magari sta apparentemente andando a gonfie vele, c'è qualcosa che non avete digerito nel passato. Può essere un blocco che
che vi è rimasta da una situazione spiacevole passata e che quindi adesso vi sta condizionando, può essere anche qualcosa che è successo con qualcuno che magari avete accanto, di cui magari siete innamorati, quindi non vuol dire assolutamente niente, ma che non avete risolto. Quindi è il classico sassolino nella scarpa in questo secondo caso, altrimenti è sassolino un po' più grande ed è un macigno che vi portate dietro. Infatti qua seguite la corrente. Allora, no, qua la vostra digestione è ancora piuttosto lenta. Io in questi casi direi che ve la state facendo andare bene, la vostra vita sentimentale, però qui al centro c'è proprio altro che a dire il vero. Se avete accanto qualcuno, quel qualcuno dovrebbe andare a comprarsi un'armatura, perché qui voi volete proprio. Allora, è qualche cosa che non avete digerito, non c'è rancore. C'è l'attesa, che non è ancora stata accontentata, però l'attesa di poter rinascere, c'è cioè l'attesa che l'altra persona, come se si dovesse redimere, come se dovesse dire ok, ho sbagliato, o non lo faccio più, potrebbe essere un suo comportamento, magari anche nel quotidiano, un suo modo di fare, oppure potrebbe essere qualcosa fatto nel passato. Vedete che voi dite, sì, va tutto liscio, andiamo avanti così. Però non è proprio questo, lo spirito qua, e infatti è qualcosa che qualcuno ha fatto nel passato. E che adesso però sta tenendo così, chiuso. Cioè, dunque, qui due sono le cose, ve le ripeto, anzi, guardiamo prima quelle finali, coraggio, certo, creatività e schizofrenia. Allora, qui due sono le cose. O questa persona è accanto a voi, quindi è il vostro partner, o la persona che frequentate, o la persona che sperate che diventi il o la partner fissa, insomma, comunque la persona di riferimento. E questa persona ha commesso, a vostro avviso, un errore nei vostri confronti di comportamento, quindi anche come modo di fare, o magari si è proprio comportata male. E adesso, pur essendo già saltata magari anche fuori la cosa, se ne sta zitta, non si sta facendo perdonare, sta facendo come se niente fosse. E perché? Perché non ha il coraggio di farlo. E quindi voi, da un lato, siete, no, propensi a far finta di niente, perché comunque, però non riuscite proprio a dimenticare, caso uno. Altrimenti qui è proprio una situazione del passato fatta da una persona X che ancora non siete riusciti a risolvere perché non avete avuto la vostra parte, diciamo, di redenzione, no? Questa persona non vi ha permesso di risolvere, è rimasto qualcosa in sospeso e ancora questo brutto blocco vi sta appesantendo. Quindi ancora adesso non sapete bene come gestire i rapporti sentimentali, perché quando si arriva al clou entra la paura, perché proprio qui c'è chiusura da parte dell'altra persona. Quindi è una persona che, pur sapendo di essersi comportato male, non ha avuto il coraggio, e quindi insomma chiamiamolo coraggio, di aiutarvi a risolvere questa cosa. Ha messo a tacere, non ne vuole parlare, si fa finta di niente, si va avanti. Voi assecondate, andate avanti, ma in realtà non l'avete risolto. Quindi può essere sia, come dicevo, un blocco generico, sia invece proprio questa persona che avete accanto, o che sperate di avere accanto, che si è comportata male ma fa finta di niente e voi non riuscite a digerirlo. Adesso vediamo. Allora, qui siamo in presenza di una persona, quindi credo che per lo più questa stesa si rivolga a chi ha in questo momento una persona di riferimento, quindi non è un blocco dovuto a qualcosa del passato. Qui c'è proprio una persona nella vostra vita che sia accanto a voi o che insomma aspettiate di averla accanto a voi, che è un po' un affabulatore, nel senso che combina le cose, si fa i fatti suoi in buona sostanza, si comporta come preferisce, ma non è detto che faccia cose pazzesche, bruttissime, condannabili, però sono cose che a voi danno fastidio. Dopodiché impone che non se ne parli più, quindi vi trascina, magari vi
cioè, fa uso di adulazione, di seduzione, distoglie la vostra attenzione e in questo modo non vi fa andare sull'argomento. C'è qualcosa che vi rode che non riuscite a discutere con questa persona, o se anche la discutete, alla fine non si sa bene com'è, ma si va sempre a parlare di quello che vuole lui o lei. Potrebbe essere qualunque cosa, un comportamento, un tradimento, il fatto che sia una persona impegnata e non vi dice chiaramente come vuole che vadano le cose. Veramente da 0 a 100 può essere qualunque cosa. Qui c'è un legame, vedete che ve l'ho detto, c'è un legame, ma ogni volta si va verso un allontanamento, voi avete bisogno invece di una comunicazione chiara. Quindi le cose potrebbero anche essere in questo momento in un buon... una buona corrente energetica, diciamo, per quello che riguarda proprio l'affiatamento, lo stare bene insieme o non insieme, se anche vi frequentate e voi sperate che diventi qualcosa di più, può essere anche una nuova conoscenza, però c'è un qualche cosa che ha detto o fatto e che continua a dire e fare questa persona che non vi va giù, non vi va giù, ma non si riesce ad andare lì, non si riesce ad andare sull'argomento. Potrebbe essere perché già so che magari qualcuno lo chiede, quindi anticipo se posso, lo faccio volentieri. Anche il fatto di non riuscire a capire esattamente che cosa vuole, cioè se è sua intenzione fare finalmente seriamente o E difatti questa è una cosa stagnante, dove deve cambiare la prospettiva, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Stiamo partendo da questo, stiamo partendo da qualcosa che vi disturba perché non avanza, perché non si riesce a discutere, perché non si riesce, di cui non si riesce a parlare. Questa è la cosa che dà fastidio. Ogni volta che si cerca di andare su quell'argomento, non si sa bene com'è, ma si va sempre poi a parlare di qualcos'altro. E questa è una cosa che vi manda in bestia. Vediamo cosa ci dicono qui. Nascita, e certo, perché è un attimo qua, qualcosa che deve iniziare, è qualcosa che deve partire, ma non si riesce a farla partire, come se si fosse ingolfato. Voi vedete, seguite la corrente, però dentro di voi c'è proprio una sensazione di grossa insoddisfazione, come se qualcuno vi tappasse la bocca ogni volta che si deve andare qualcuno. Questa persona vi porta sempre a parlare d'altro o a fare altro e non si riesce a capire che. Vediamo. Chiediamo al nostro Je che tutto sommato, insomma, le cose quando le vuole dire le dice, no? Come sa chi è fatto. Certo. Allora, qui le cose vanno bene, è inutile dirvelo. Allora, questa persona da voi è presa semplicemente che ha una fifa blu di parlare di quell'argomento lì. Vi ripeto, può essere qualunque cosa che per voi è assolutamente importante parlare, potrebbe essere qualcosa che ha fatto dubitare, vi ha fatto dubitare dei sentimenti o comunque dell'attaccamento nei vostri confronti, aver fatto pensare, per esempio, che magari chissà, una persona che sta con me solo appunto per passione, perché vuole soltanto una relazione sessuale, perché comunque non è veramente preso da me. Ha fatto qualcosa che vi ha dato fastidio e questo l'abbiamo visto. Potrebbe continuare a farlo, eh. Parlo per esempio di un atteggiamento, magari quando è con voi guarda altre persone. Per carità, non è che debbano andare in giro bendati, no? Le persone che stanno con noi, però c'è modo e modo, o magari ha degli atteggiamenti anche che potrebbero risultare nei vostri confronti, dal vostro punto di vista, offensivi, così come può essere non voler parlare di dove state andando con la relazione, o magari una persona che ancora non vi ha fatto capire quando, come e perché ci si vede. Ogni tanto sbuca, arriva, fuoco e fiamme e poi sparisce. Non si riesce a parlare di questo, quello che per voi è il clou di questa situazione. Però vi dico, sicuramente le basi non sono poi pessime, visto che qui da parte sua coinvolgimento c'è. Capisco che, a dire il vero,
non siete proprio nell'umore giusto per apprezzare che qua escano dei sentimenti. Direte sì, ci saranno, però poi. E difatti il nostro arcano maggiore è l'appeso, è una situazione che insomma è ancora lì. La frusta e i pesci, qui c'è proprio un'offesa alla base, qui c'è qualcosa che vi offende, che potrebbe anche essere un comportamento, non so se si dice ancora nel 2023, libertino, un atteggiamento libertino. C'è qualcosa di questa energia Yang che vi fa sentire offesi, può essere anche l'energia Yang di dispersione comunque, che voi vivete come se fosse qualcosa che viene buttato addosso, perché con la dispersione dei vostri discorsi vi viene imposto il silenzio. Voi proponete, parliamo di questo e l'altro cambia discorso e quindi per voi è un'imposizione al silenzio. È qualcosa che state veramente digerendo malissimo, eh? Malissimo, quindi vedi, ma quando dico malissimo, eh. Allora, innanzitutto spostiamo il baricentro di questa stesa, avevamo detto il futuro immediato. Futuro immediato, guardate il parlare chiaro come è penalizzato in questo momento. Guardate se non è proprio quello che abbiamo visto con le energie, no? Qui ci sono discorsi chiari e sinceri che sono attraversano un momento sempre di crisi e con questa montagna, come se vi venissero impediti, sono fondamentali. La soluzione di questo nodo per voi è fondamentale per valutare se ancora considerare questa persona nella vostra vita. Potrebbe essere chiunque, addirittura il vostro partner o la vostra partner storica. Qui davvero potrebbe anche trattarsi di un legame di lunghissima data, quindi rimontare anche ad anni, con questa cosa che non vi va giù e che non si riesce, guardate, qua abbiamo proprio il parlare chiaro, parlare sinceramente, parlare in modo schietto, anche razionalmente, anche senza essere per forza, no, accecati dall'ira o dalla passione, qui proprio gli uccellini che la cantano chiara. E schietta, è una cosa che rimonta da un po', cozzano con la croce. Quindi è qualcosa che proprio non si riesce a far uscire da questa crisi e che sta provocando una crisi nella relazione, nella frequentazione. Se guardate, proprio questa montagna sopra, qui saltano fuori tutte le carte di quell'imposizione, come se fosse un tabù, come se voi veniste schiacciate ogni volta che cercate di far presente quello che vi dà fastidio. La chiave sotto per voi è determinante. Allora, qui abbiamo una relazione con l'altra persona da voi, quindi anche qui è uscita la carta 28. Sapete che siamo tutti rappresentati qui dalla dama, chiunque voi siate, quindi questa è l'altra persona che cerca di tenersi alle spalle proprio parlare chiaro. Che cosa abbiamo qui? Abbiamo questa persona che chiude la stesa. Chiude la stesa con alle spalle questa conclusione. Allora, questa è sì la relazione, ma è anche finalmente chiudere il cerchio. Qua abbiamo la chiusura del cerchio, quindi secondo me questa lettura va per i prossimi 10-15 giorni fino a qui e poi qua vediamo, nel senso che con molta fatica. Molta fatica, tutto quello che avete tenuto chiuso dentro di voi senza poterlo discutere apertamente, finalmente viene risolto, ma con una fatica terribile. Non è detto che ci siano liti, anche se comunque quella frusta al taglio non era solo un'offesa, ma potevano essere anche delle litigate, però alla fine la spuntate voi, ok? E questo al 99% diciamo che rimette un pochino in asse l'equilibrio della relazione, della frequentazione. Se riuscite a capire, riuscite a discutere, riuscite a far presente le vostre ragioni, a ritornare un po' sul luogo del delitto, se vogliamo, no? Laddove vi era stato quasi imposto di non parlare più, quindi se è un atteggiamento che vi dà fastidio, finalmente si arriva, no? Con chiarezza a concludere un discorso che era rimasto in sospeso, se è qualcosa che
di doloroso che è successo, si riesce finalmente a riparlarne. Insomma, questo c'è, però sappiate che per alcuni di voi, non per tutti, questo potrebbe far emergere un lato ancora più spiacevole di questa persona e potrebbe generare in alcuni di voi, non nell'altra persona, un desiderio almeno temporaneo di allontanamento, perché non vi piacerà, parlo di alcuni casi, non vi piacerà tanto comunque questo atteggiamento che ci sarà in fase di chiarimento, cioè riuscirete ad arrivare alla meta, ma dall'altra parte non vedrete il necessario coinvolgimento, la necessaria collaborazione, come se vi sentiste che state forzando l'altra persona. Difatti è così, perché se fosse per questo individuo le cose rimarrebbero in questo modo. Avrà degli atteggiamenti che non toglieranno la vostra perplessità, risolveranno una parte di quello che volevate, ma uscirà qualcosa che non vi piacerà. Quindi questo, a dire il vero, rimane. Cosa succede? Che voi finalmente rientrate in equilibrio dopo un periodo di crisi, questa chiave e risolve proprio l'assetto nel vostro rapporto con questa persona. Però io credo che per un po' almeno voi, anziché godervi la soddisfazione di essere arrivati finalmente alla meta, avrete un momento solo per voi. Non è una rottura, non necessariamente, però è un momento di, come di riposo, no? Per decidere se veramente è tutto risolto o se non ci vuole un secondo round. Vi dico subito che questa cosa voi non la farete con l'intento che sto per dirvi, ma avrà come effetto una lezioncina su questa persona. Voi non lo farete per questo, lo farete perché avete bisogno un po' di prendervi del tempo per voi. Però servirà, secondo me, certo le persone al 100% è difficile che cambino, no? Però servirà a far riflettere molto questa persona. Quindi qui è un amore futuro immediato in due step. Prima vi dico che ci sarà in questi 10-15 giorni finalmente l'occasione per arrivare a parlare con chiarezza di questa cosa, qualunque cosa sia, e di risolverla, quindi di avere le risposte che volevate. Subito dopo, secondo me, visto che esce, ve lo dico anche se sforiamo con i tempi, un momento da parte vostra, come di se fosse un ritiro spirituale, un prendervi del tempo per voi. Non lo fate con intento di ripicca, però sappiate che avrà un effetto importante a vostro favore sull'altra persona. Quindi potrebbe essere anche amore futuro immediato e non soltanto, perché dopo potrebbero arrivare dei miglioramenti nella vostra vita di coppia, comunque vita di relazione con questa persona, no? Vediamo che cosa ci dice il Moonology. È ora di muoversi, è ora di muoversi, e difatti questo voi fate, e difatti finalmente vi muovete. Guardate che la situazione qui arriva a un punto per cui sbottate, secondo me, visto che il coraggio non ce l'ha lui o lei, lo fate voi. Si presenta un'occasione in cui potete finalmente far presente le vostre ragioni, smetterla di seguire la corrente e parlare chiaro. Sicuramente questa sensazione di stare un po' nel limbo si risolve. Ricordatevi però quello che vi ho detto, si risolve questa questione, ma avrete bisogno di un tempo per voi, che può essere anche dal starvene per i fatti vostri una settimana, o magari andarvene se potete a farvi via un fine settimana con degli amici anziché con questa persona, o a prendervi, insomma, un tempo in cui non vi sentite, qualche giorno, qualcosa, no? Non lo farete per questo, ma secondo me vedrete l'effetto che farete, come se per la prima volta si fossero un po', si ribaltassero un po' i ruoli, quindi c'è un successivo miglioramento. Bene, allora vedi, infatti era la chiave, 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 quindi su questo possiamo essere tranquilli. È una situazione che ha potenzialità di miglioramento, quindi se avete scelto questa variante il video termina qui. Spero che vi sia servito, piaciuto, che vi abbia incoraggiato. Nel caso mettete il like, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, mi raccomando. Io come sempre vi faccio un enorme in bocca al lupo, vi ringrazio e vi do appuntamento la prossima volta qui con me su Cartoon Antique. Ciao!